Once I started to express myself, there was this big urge for me to do it. Cioè, quando uno vede un oggetto realizzato, compiuto, uno rimane felice perché poi l'oggetto diventa qualcosa che nasce da te, ma è fuori di te. Grazie a questa esperienza che ho scoperto il terzo occhio. Il terzo occhio è una parte più importante di tutto. Mi permette di vedere di più la mia parte interiore, la mia coscienza. The beginning was that I was looking for doing something for myself, and I went to weekends of a woman who did a clay workshop, and I had never touched clay, and I thought, wow, that's it, I want to do that. It was really a little bit like that. It sounds a little bit funny, but it was really very much like that, and it was really sort of, wow, that is really what I want to do. And then actually I immediately started to change rather drastically my life. Adesso non voglio raccontare tutto il mio passato perché sennò diventa una cosa noiosa. Lo racconto brevemente. Purtroppo ho avuto un'infanzia abbastanza pesante. Io col fatto che sono diventato sordo all'età di 7 anni e i miei genitori, poverini, non è a colpa loro, mi hanno chiuso in un istituto di sordomuti. A un certo punto, stando in mezzo ai sordomuti, non parlavo più, gesticolavo. E dopo questi 6-7 anni avevo tanta voglia di parlare, ma non riuscivo a parlare. Alla fine tutto ho scoperto da quando un mio compagno di scuola, sordomuto, mi ha regalato un pongo, una specie di plastilina. È un materiale più o meno come questo qua. E da lì, col pensiero io parlavo, ma facevo parlare attraverso le mie mani, il tatto. Io alla fine ho avuto una bella scoperta, una bella rivincita, come dire, sì, mi hanno tolto la parola, però grazie a queste mani che mi hanno aiutato a parlare. Per me la tensione è vita. È emozione, una tela in trazione, in tensione è vitale, un tessuto messo su un tavolo è come se fosse morto, come se non avesse vita, no? E la sospensione per me è quel mezzo che permette anche di descrivere uno stato dello spirito in cui c'è la sospensione, c'è la coscienza del proprio sé, uno stato estatico. E per me è simile a quello che voglio raccontare, no? Allora, per me innanzitutto è trovare una materia che ritengo che sia espressiva per me, no? Sento che una materia mi parla, si comunica qualcosa, poi metto questa materia in condizione di parlare attraverso un restauro, attraverso la tensione, attraverso la composizione, e poi quella materia diventa un soggetto, no? Un soggetto dell'arte che è capace anche di suscitare emozione in quel senso. Io amo molto stare seduto su una panchina
e vedere questa gente che passa, questo movimento, sembra di stare un teatrino. E poi mi ricordo, mi è rimasto impresso un signore abbastanza robusto, che camminava, brontolava tutto quanto, poi si è seduto e si è addormentato. E ho fatto una scultura. Ho fatto una scultura appunto di questa figura dell'uomo che si addormentava su questa panchina. Da lì nascono le ispirazioni. Di questa donna in bicicletta, un giorno io mi trovavo, quando guidavo, in macchina al semaforo e c'era questa fila lunghissima di macchine e in fondo all'incrocio vedevo questa figura di donna con la mantella, con i capelli al vento, che frecciava velocissima, cioè attraversava questo incrocio e da lì mi è rimasto impresso, anzi mi ricordo, guarda, era così. Aspetti, il verso era questo. Ora perdonatemi per la polvere. Il verso era questo. Allora io vedevo questa figura di donna che sfresciava così, fum. E da lì mi è rimasto impresso. E allora ho detto, ma un giorno voglio fare questa scultura. E allora, il problema era come fare le ruote. Un giorno io vado in un ferramenta e guardando ho visto questi anelli, sono anelli di legno che usano per prendere le tende. Allora da lì ho fatto prima il modellino, poi ho cominciato a fare questa figura. Allora mi è rimasto talmente impressa questa immagine che mi ricordo che andava talmente veloce che non si poteva vedere nemmeno le mani, il manubrio della bici e i pedali. Vedevo questa figura di donna su due ruote, un corpo unico. E allora ho voluto fare questa figura così semplice, però in movimento. Per quello io faccio tutto questo, ho fatto questo braccio tutto incorporato al manubrio. Voi non riuscite a vedere bene i particolari della mano, vedete tutto quanto un corpo unico, tutto un pezzo unico. E allora poi ho voluto fare questa donna in bicicletta anche perché vedo questa donna che frecciava, che andava verso la sua libertà. Creativo per me nasce, è logico, da un concetto, ma prima del concetto c'è un sentire. Allora spesso nel mio processo creativo c'è quello di dar voce a un sentire, a un cercare una forma, tante volte di essere trovato da una forma, da un tessuto, perché spesse volte il mio lavoro nasce, la mia ispirazione nasce non prima dall'idea e poi dall'oggetto, ma sì dal contatto con l'oggetto, poi l'idea. Before I never worked, started from an idea. I often started with a material actually. I went to the, sometimes when I wanted to work, I went in my studio and then I sort of started a little bit to make order, cleaning up materials and so on. And then I found some material and I said, oh, that's interesting, you haven't seen that for a while. Why don't you do something with that? And then from there the whole thing, and then perhaps a big work sometimes starts from that. That was in the past very much. Now a little bit more that I perhaps see something and then I'm inspired by it, and then from this idea going on and then things comes up. I come from Hamburg originally. There's always, especially as a sculptor, you have this problem with a studio. And so when my partner and we wanted to stay near Rome, there was a very practical choice that we live in the countryside because there we could
afford a studio where I can make dirt or noise and all that. And in the beginning, so that was a big thing. In the beginning, I didn't really like it so much, to be honest. And I really missed it with the city, because in Hamburg I was living, well, a certain time I was at the edge of the city, but then really inside. So in Hamburg, so I was missing a little bit that, the cultural life and so on. But by now, my art is very influenced from my environment. I work a lot with nature, in nature, with nature, about nature. So the nature became really part of my art and my life very strongly. Il tessuto è sempre la base del lavoro artistico, della tela. Non è che è tanto diverso rispetto alla tela tradizionale, no? Quello che c'è di particolare tante volte che non è tanto è la tela come un sostrato su cui dipingere, bensì è utilizzare la tela in quanto tela. Può essere una tela moderna, cioè che vieni coperta di colori, come per esempio quel quadro blu che tu vedi giù per terra, no? Che sono queste introflessioni, in cui c'è tutta una ricerca sul colore, sul volume e sulla forma, dipingendo la tela. Altre volte è la tela in quanto tela, cioè che la tela che è una tela antica, che è segnata dal tempo, è come memoria del tempo e dello spazio, in cui il mio lavoro è creare, sì, la composizione, interferire il minimo possibile sulla materia in sé, per quello che è, e mettere questa materia in condizione di raccontarsi. Allora, più che recuperare la materia, è un riscattare la materia. Cioè, perché recuperare significa, in altre parole, prendere una materia e utilizzare per qualcos'altro, spesso strumentalizzando la materia, servendosi per fare qualcos'altro. Mentre riscattare la materia è permettere che la materia che hai trovato di raccontarsi per quello che è, per quello che, tra virgolette, no, ha vissuto nel tempo, in questo senso. Poi il fatto del filo, nasce la ricerca sul filo in modo accidentale, non pensato. Ho cominciato a fare un lavoro col filo per quasi restaurare, per sanare un lavoro che si stava distruggendo. Da lì ho compreso l'importanza del filo e la possibilità di utilizzare questo mezzo per la mia ricerca. Responsabile della creazione, no? Che ha preso il posto di Pierpaolo. Quindi la prima collaborazione era un dialogo dei miei lavori con i suoi lavori, mettere in relazione, creare uno spazio relazionale tra l'arte e la moda in cui c'era un dialogo, era la prima collaborazione. La seconda collaborazione è già stata diversa, perché è stato un processo contrario. Lui ha fatto il vestito per Beyoncé e lui mi ha chiesto di lavorare su quel tessuto del vestito a partire di quell'opera. Allora io ho cercato nel mio lavoro di creare e trovare l'anima del vestito, l'anima dell'oggetto, utilizzando quella stoffa che era un raso di seta arancione, e ho fatto due quadri, un quadro che era una specie di disegno matissiano quasi, però invece del disegno con la linea c'è il vuoto, in cui l'assenza del disegno
è il simbolo di una trascendenza, della dimensione dell'anima dell'oggetto. Il secondo era una mia ricerca specifica, un quadro fatto secondo il mio stile, utilizzando quella stoffa. But with sculpture, normally the touch is very important, especially when you work with clay. Of course, you have the clay in the hand and you form the earth from your hand, But also when you work with stone, even when I work now, when I work with stone, I also work with machines and so on. But there's always this sort of, you always touch it. How far I am, do I have to smooth it more? I feel sculpture, at least in the way I do it, I mean, that it has a lot to do. It's very important, this touch. I mean, I also like to touch people. I'm very touchy. Questo qui è plastilina. La plastilina ha questo vantaggio, che è abbastanza morbida. Non si asciuga col tempo, però la mia materia preferita è l'argilla. L'argilla sarebbe creta. La differenza della creta è, per esempio, no? Con questa plastilina io per allisciare lo devo passare tante volte, invece la creta basta solo un passaggio e rimane. A seconda della mia ispirazione, perché purtroppo gli artisti ogni tanto cambiano idea, però che succede? Realizzano, poi alla fine si fermano, un attimo di pausa, che magari la pausa può durare 2 giorni, 3 giorni, 10 giorni. Poi ritorno nel mio studio, riguardo un attimo questa immagine e comincio a vedere i difetti che prima non riuscivo a vedere. You want to correct something, but you don't see it anymore. So, in a way, this this thing also being a student again sometimes helps, because it helps to change the perspective, and this is also for your own art, I think. Ho smesso volontariamente per 18 anni di produrre arte, però non era un blocco, ma era una scelta, perché entrando in convento la mia nuova vita non mi lasciava lo spazio di dedicarmi totalmente all'arte, perché per me l'arte non è un hobby, non è un qualcosa che faccio ogni tanto, ma è un modo di essere, è un lavoro, una professione. Vedendo che non era possibile in quelle condizioni, l'ho smesso. Mentre da quando ho ricominciato l'arte c'è un processo continuo di evoluzione, ma non c'è mai stato un momento in cui non sapessi cosa fare. Può darsi che succeda in un periodo, è normale, però quando succede questo blocco, secondo me può essere anche un qualcosa di positivo, perché è segno anche di una certa onestà nella ricerca. Perché se una persona in un momento va in crisi, ma non in senso negativo, no? In senso anche positivo, perde quel contatto, no? Tra il proprio sé e come esprimerlo, uno perde il suo linguaggio. Spesse volte penso che un blocco, no, nel processo creativo nasce dalla mancanza di relazione tra ciò che si è e ciò che si fa. Relation with color. Yes, I have a very strong relation with color, actually. I also like sort of strong colors. And then I read a lot about colors, also the cultural, historical background of colors, and also the emotional, also spiritual background of colors, and that's also very, very interesting. I don't use colors in this conscious way, but then sometimes after that I think, that makes sense. So how you use red or blue or yellow, and of course all the other colors in between. And often I had also phases where my clothes had the same colors what I was working on. So
Yeah, I think that really, I mean, I can see it for myself, these different phases. Sort of in the beginning, of course, I was super enthusiastic that I found really what I wanted, because I wasn't really very interested in economics. I studied it because I thought it's important, blah, blah, blah. So then I really found my passion, and so I was very excited about that. And of course, then I was very free in expressing myself. I tried out 500,000 materials and all that. But then came the point that I wanted to be a professional artist, and that was sort of the turning point in a way. And that, I think, is often difficult, because then you are you become a professional artist, and you have, but of course, you have expectations that you want to earn some money with it, that you want to be seen, that you want to have good exhibitions and so on and so on. And perhaps you even have some sort of idea of making some sort of little career, a little bit, whatever career. And then you start to get into, you know, the circle. And that can be the point where your real art or creativity starts to die. E è molto difficile per l'artista restare fedele a ciò che si è rispetto a ciò che si fa. Spesse volte un artista rischia di diventare cliché di se stesso quando trova un linguaggio che può essere un linguaggio che sia eloquente, che sia accettato dalle persone, accettato dalla critica, accettato dal mondo anche del mercato dell'arte. C'è il rischio che una persona ha paura poi di lasciare quel linguaggio accolto, quell'immagine del proprio sé che riscuote il successo e blocca il suo processo creativo. È una cosa molto pericolosa e molto comune nel mondo dell'arte. I say I had a block, a big block for a couple of years. I was already living in Italy, and a couple of years I had done one exhibition after another, especially in Rome. And I mean, it's not so easy to get in Rome somewhere when you don't have very good connection. So then I had a big exhibition, a really big exhibition in Germany, where I did a huge installation. And of course I hoped that could follow up, perhaps another exhibition or something like that. In reality, nothing happened. I had feelings like that, and I will never arrive anywhere. So yeah, that hit me really a lot. And after that, I didn't work 2 or 3 years. Cioè, quello che può essere tragico per un artista è quando si lascia sedurre da quello che il mondo chiede e rompe quel dialogo tra il fare e l'essere, tra ciò che io sono, e smetto di essere quello che io sono e comincio a essere quello che tu vuoi. E quello che tu vuoi diventa più importante di quello che io sono, allora io smetto di essere me stesso, oppure mi fermo a un'immagine di me stesso che piace a me o piace agli altri, tradendo quello che sono veramente. Uno può fare questo volontariamente, può fare per debolezza, può fare anche in modo inconsapevole, può fare anche per fragilità. Questo è tragico. Get out of that and to re-enjoy again working and so on. Spesse volte noi vediamo che gli artisti del passato che sono morti nella miseria, le ultime opere loro erano i capolavori. Spesse volte nel mondo contemporaneo, moderno contemporaneo, vediamo che spesso negli artisti del Novecento le ultime opere loro sono quasi le peggiori, perché in fondo erano diventati quasi un cliché di se stessi, erano diventati quasi una caricatura della propria persona, no? Vedo anche in Picasso, che è un genio assoluto, che spesse volte lui è picassiano, non Picasso, picassiano, nel senso che lui ha lo stile di Picasso, ma non ha la forza di Picasso, è un modo di fare di Picasso, diventa picassiano. Perché? Forse perché è diventato in determinate opere un po' manierista, no? Di se stesso, no? Segue la maniera di Picasso. E può succedere, io tante volte attribuisco il successo da che cosa? Da questa perdita di contatto col proprio essere, perché se noi siamo essere in divenire,
cresciamo, diventiamo adulti e diventiamo sempre più maturi, com'è possibile che io divento più maturo e il mio lavoro si ferma? Significa che è rotto la connessione, no? Tra ciò che io sono e ciò che io faccio. E la grossa tentazione, no? Il grande pericolo che può subire l'artista è questo, che lui si blocca. This can happen, I think, when you are very successful, because then galleries and so on ask you to do always the same, and you are sort of, you just produce, and at a certain point you are, what I'm doing. Or it can be happen with your small kind if you're not successful, because you push, and you are very exhausted, and things don't really happen, and then you so this is what happened to me, that, and of course because I had certain expectations, I wanted something which just didn't happen, that what I wanted didn't happen. And there are 500 reasons why it didn't happen, but doesn't really matter, it didn't happen, but basta. Sì, uso questa luce perché purtroppo ho una malattia agli occhi che si chiama retinite pigmentosa. E purtroppo porta, io spero di no, porta alla cecità. Però oggi come oggi, per esempio, da un occhio sinistro non vedo quasi più. L'occhio destro ho avuto il campo visivo molto stretto e in più ho bisogno di tanta luce per vedere. Però devo dire che da una parte, nonostante questo problema della malattia, l'arte mi ha salvato, è la mia miglior medicina, perché devo dire grazie anche a queste mani che hanno lavorato per più di 40 anni, che a volte quando non riesco a vedere un particolare, le mani sembra che vanno da sola. O addirittura con la mano, anche se io non vedo bene, però se io tocco, per esempio in questo punto, io riesco a sentire un problema, un difetto. Allora, volendo anche a occhi chiusi, se io chiudo gli occhi, e ne provo, è una missione bellissima, e mi gratifica, mi rende ancora più felice, anzi, addirittura a occhi chiusi vedo meglio, sento di più il movimento, la forma, la scultura, la materia. Insomma, oggi sì, sono arrivato a 60 anni, anche pensare che all'età di 20 anni mi hanno detto che tra un anno non ci vedevo più. Chi è che mi ha salvato? La materia, l'arte, la voglia di trasmettere nell'arte le mie emozioni, i miei messaggi, ma anche la rabbia, pure quella è un'emozione. E cerco attraverso le sculture di trasmettere, di mandare dei messaggi. Parole di farle parlare le sculture. I must say it's difficult because it's a little bit above the words, and therefore it's difficult to describe, to put it into words. And of course, at the moment I speak about it, I'm not connected with it. So now I'm not connected with it. Deve essere per forza originale, perché noi siamo originali. Se non c'è l'originalità, significa che non sei in contatto con la tua singolarità, la tua unicità, ognuno di noi è se stesso, no? This is probably many artists feel, but I feel also, and I think this is probably what keeps us going, that is that you have the feeling things go by themselves, so you are very present normally in this moment, or I'm very present in that moment. And I feel this presence for the moment really to be there with my whole body, my whole being, and that things really as if they go sort of through me. And if this happens, these are the most beautiful, joyful moments. Yeah, of course, there is the research, there is the experience and so on. It's very important that you have a lot of experience behind, but
lì. Poi bisogna lavorare, lavorare e lavorare finché uno non trova quel giusto contatto tra ciò che fa e se stesso. Poi l'arte è frutto di un processo, poi è da distinguere, no? Nel senso, una persona può sentire bisogno del fare artistico come un fare e basta, e va bene. Allora, quello che io faccio è espressione di ciò che io sono. Se non c'è questo, significa che non c'è quel thread union, non c'è la relazione, o forse non c'è proprio talento, forse non c'è la capacità di tradurre ciò che si è attraverso un simbolo che è l'arte, o la letteratura, o la musica. Poi è normale che quello che noi siamo è sempre frutto di un essere in relazione con gli altri, è frutto di una cultura, non c'è l'originale in senso assoluto, perché noi siamo frutto, no? Di relazioni, frutto di questo contesto culturale. Allora è normale trovare delle affinità tra gli artisti, tra i linguaggi. D'altra parte, assomiglianze, no? Come noi ci assomigliamo, no? D'altra parte c'è la singolarità, l'unicità che è necessaria, no? In un processo artistico. E questo è dovuto all'individuo. Somehow it's good that it happened. Could have happened a little bit less long and so on. But in a way, it's changed also something in me, because I became aware really of this lot of expectation and what I was connecting with having success and all that. And I mean, if it comes, I'm very happy. But I arranged my life in a way that I'm not any more dependent from that. And this, I think, is a big release. And it freed, I think, I have the feeling it freed my work. Before I start to work, I do a little meditation or something like that to calm myself down, to be in the body, to come more here. Però ecco, volevo spiegare, io prima vi ho raccontato il problema di queste malattie, degli occhi, di questo, di quello, di quello. Non voglio essere compatito, non mi interessa, anzi, ho avuto un passato abbastanza travagliato, ho sofferto per la cura degli occhi e questo, quello, 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 quello. Però grazie a tutto questo percorso, oggi faccio queste cose, queste sculture, cioè il dolore, la sofferenza, queste cose mi hanno permesso di trasmettere nella materia le mie emozioni interne, quelle vere, profonde. E a volte ci ho riflettuto, ho detto, ma se io non avessi avuto quel percorso, non sarei stato l'Andrea di come sono adesso, avrei fatto tutte queste cose, no? Forse avrei fatto cose un po' superficiali, cose... magari nascondevo, magari non tiravo fuori le emozioni, quelle vere. Magari, come molti, per nascondere i propri problemi, mettono le cose finte. Forse è così. Comunque, io sono molto contento di quello che faccio. Mi ritengo un uomo fortunato. E devo dire, non lo dico per vanità, per orgoglio, devo dire grazie un po' a me che ho fatto questo lungo percorso molto pesante, che però la vita mi ha dato un dono. Ho detto, Andrea, sì, non vedi bene, non senti, qui, lì, dice, però guarda dove sei arrivato, sei andato avanti. Insomma, io non ho mai mollato la speranza. E devo dire grazie alla mia creatività che mi permette di andare oltre la realtà. And this is a little bit the miracle. I mean, sometimes when I have done that, I think, yeah, I like it what I did, but I can say something, but this is not the real thing. There's something else which I can't explain. And this, I think, is the interesting part in it. And I think many artists have that, but they don't talk too much about it.